Non sono potuti entrare neanche dentro il piazzale i lavoratori della Selta e Tortoreto che avevano programmato per oggi lo sciopero alla rovescia, particolare forma di protesta nata negli anni 50 che consiste nell'entrare in fabbrica per lavorare nonostante la cassa integrazione a zero ore. I lavoratori sindacati sono stati impossibilitati ad accedere perché a vietare loro l'accesso da parte della proprietà è stato incaricato un servizio di sicurezza. Le maestranze sono nuovamente tornate nello stabilimento di Tortoreto per sottolineare la necessità di salvare una realtà industriale importantissima per il territorio e con essa gli 80 posti di lavoro. Un'azienda assente per mesi, oggi invece ha pensato bene di farsi viva con le guardie armate ai cancelli. Hanno impedito fisicamente l'accesso ai lavoratori al proprio posto di lavoro. Francamente è vergognoso perché non pagano gli stipendi, non pagano le tredicesime, non pagano i fornitori, però pagano la vigilanza privata per impedire l'accesso al posto di lavoro. Riteniamo che questa cosa sia veramente inaccettabile. Prima possibile dovrà essere accettata l'amministrazione straordinaria e nominato il commissario, per cui subito dopo sarà nostra cura con la politica locale attivarci affinché il commissario capisca che questa azienda qui a Tortoreto può e deve continuare a vivere e a lavorare. Soprattutto visto e considerato che questi sono lavoratori di altissima professionalità. Sì, decisamente sì, è gente formata, è gente che lavora con un livello tecnologico altissimo, difficile da trovare nella nostra zona, per cui perdere questo patrimonio sarebbe veramente un problema per tutto il sistema provinciale. Abbiamo trovato i cancelli chiusi, è un peccato perché sicuramente non c'erano cattive intenzioni da parte dei dipendenti, volevano solo dimostrare che loro sono pronti a tornare a lavorare in qualsiasi momento, speriamo di potergli dare questa possibilità. Quale potrebbe essere una soluzione? Stiamo verificando quale sarà effettivamente il passo successivo da parte del Ministero e del Tribunale, perché purtroppo la cosa è abbastanza avanti rispetto a una situazione affrontabile da parte della Regione, però ce la metteremo tutta per non disperdere questa qualità lavorativa che abbiamo sul nostro territorio con delle figure importanti in un settore che non ha comunque un problema di crisi vero e proprio. Cercheremo comunque insomma di dare una speranza a questi lavoratori. È stata una beffa purtroppo il fatto di non poter fare questa manifestazione pacifica, ma l'azienda evidentemente comincia a prendere posizioni secondo me di intransigenza, tra l'altro neanche giustificate, perché siamo gente francamente pacifica e l'azienda dimostra anche che non ci conosce a fondo dopo anni e anni che abbiamo collaborato.